L'opinione pubblica si chiede ciò che effettivamente nasconda il comunicato concernente una fuga di gas radioattivo che si sarebbe verificata ieri nella centrale nucleare di Stato. Il quasi contemporaneo arrivo nella nostra città del professor Angenbeck, uno dei principali ideatori della centrale nucleare, ci permetterà di attingere notizie più dettagliate sul preoccupante argomento. È successo qualcosa di molto grave oggi all'aeroporto, ma fino a quando non avremo portato a termine l'inchiesta e adottato le contromisure necessarie, niente deve trapelare, capisce? Niente. Questa notte ho fatto un sogno orribile. Mi sembrava che ci fosse la guerra. Ho visto una grande esplosione, un'esplosione atomica, e poi sangue, tanto sangue. Tu sogni troppo e male. Jim, non devi pensare alla guerra e alla morte. Tu devi pensare soltanto alla vita. Pronto? Qui è la difesa civile. Il generale Murchison desidera che lei venga immediatamente al quartier generale. Ora! Tanto questo come gli altri individui consimili sono stati soggetti all'assorbimento di forti radiazioni atomiche che hanno potenziato le loro capacità fisiche oltre il normale. Insomma, una specie di superuomini. Qui è l'emittente BWC. Siamo stati attaccati. Fate presto, ci ammazzano tutti. Le loro vittime sono oggetto di un'immediata contaminazione qualora subiscano delle semplici ferite. Questo significa che sono in grado di ridurci tutti come loro. Non ci resta che una soluzione. Quella di dichiarare immediatamente lo stato di emergenza e la legge marziale. Prima che anche noi diventiamo tutti dei contaminati come loro. È spaventoso. Come può accadere una cosa simile? Fa parte del ciclo vitale della nostra razza, purtroppo. Creare per distruggere, fino ad essere distrutti noi stessi. Le ultime notizie intervenute dal comando della difesa civile segnalano la presenza di gruppi di sabotatori alla periferia estrema della città. Gravi danni si registrano in alcuni edifici pubblici, mentre il Policlinico Nazionale la scorsa notte è stato oggetto di un vero e proprio attacco da parte di individui contaminati da radiazioni atomiche. Dio mio, Sheila, cosa sta succedendo? Non lo so, davvero non lo so. Quelli sono dappertutto. Non ce la faremo mai, mai, mai! Basta! Che Dio abbia pietà di noi. Top of the news this evening is speculation concerning the real facts behind the Department of Health announcement about a radioactive spill supposed to have occurred yesterday at the state nuclear plant. Information from an official source, which reached our newsroom this afternoon, stresses the seriousness of the situation. Mr. Miller, something very serious has happened at the airport. But until we conclude our investigation and take the necessary countermeasures, nothing is going to leak out. Nothing. Last night I had this nightmare. It was all about my leg. It was a big explosion. It was right here in the hospital. I got hit. My leg got cut off. Well, we don't have to worry over that any longer. Jim, your leg's going to be just fine. Yes? This is Civil Defense Headquarters. General Murchison would like you to come down here right away. Now! Ah!
individual and others like him have been subjected to strong doses of atomic radiation, which increase their physical capacities beyond the norm. In short, it's a kind of a Superman. This is Channel 5, TV station. We're being attacked. For God's sakes, send somebody fast. The victims of these creatures are contaminated, even if they only suffer minor injuries. Then they can reproduce themselves, Colonel, say, indefinitely? We'll be completely on our own. We'll simply have to declare a state of emergency ourselves, or before we all become contaminated just like them. Frightening. How could a thing like this happen? It's part of the vital cycle of the human race. Create and obliterate until we destroy ourselves. We have special commando units positioned at all strategic points in and around the city. Public buildings, offices, and businesses alike have been ravaged, and damage is estimated in the hundreds of thousands. General Hospital has been hit the hardest. Many have been seriously injured and hundreds of lives have been lost, with the end still not in sight. My God, Sheila, what's going on? I don't know. I really don't know. Oh, Dino, I don't want us to die. They're all around us, everywhere, everywhere! They're all around. God help us all.